scritto prima il numero 3543 e uscito due giorni dopo la data del compleanno della Disney, che venne fondata da Roy e Walt il 16 novembre del 1923, se la memoria non mi inganna. Per celebrare questo compleanno, la redazione di Topolino ha allegato, ovviamente per chi voleva, una statuina in plastica che, basata sui disegni di Emanuele Bacinelli, riproduce il Topolino di Steamboat Willie. In questo caso, leggendo le interviste dell'autore sul numero, si scopre che, si capisce quantomeno, che l'ispirazione principale di Bacinelli per quel Topolino è il Topolino dei fumetti, che a differenza di quello animato, almeno di quello animato nei primi corti, era dotato di guanti. Invece per la sua cover Andrea Freccero si è ispirato a un fotogramma specifico di Steamboat Willie, uno di quelli iniziali. Nel resto del sommario poi sono presenti 5 one page realizzate da Artibani e Pastrovicchio che sono anche intervistati in proposito. In totale quindi abbiamo una quindicina di pagine dedicate a Disney 100 su un numero che è dalla copertina e in qualche modo da definire come celebrativo. La cosa non posso nascondere non ha creato una qualche delusione. Sì, io ho acquistato il numero con il gadget, però se avessi deciso di non farlo mi sarei trovato di fronte con un numero che voleva essere celebrativo ma che di fatto celebrava molto poco. Certo, c'è da riconoscere lo sforzo della redazione nei mesi precedenti nel confezionare dei bei numeri quando veniva pubblicata una storia appartenente alla serie Once Upon a Mouse in the Future, però ci si aspettava qualcosa di più per un numero che doveva essere celebrativo di Disney 100. Forse si poteva provare a anticipare al 3543 la storia di Casti uscita sul 3544, che in qualche modo era sicuramente molto più celebrativa di quelle pubblicate a sommario sul 3543. E già purtroppo questo video con unboxing esce un po' in ritardo. Descrizione vi lascio anche il link per recuperare il video in cui spiego uno dei motivi principali per cui ultimamente ci sono stati così tanti ritardi nella pubblicazione e prima ancora produzione dei video. Arrivati però a questo punto, sperando che presto si possa essere un po' più regolari con le uscite, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!